Bello a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, qui al Ied, oggi siamo in un nuovo video top. Oggi andremo a vedere quali sono i 10 animali più carini che ti possono uccidere. L'avete scelto voi votando qui in alto a sinistra, vi ricordo di andare qui in alto a sinistra a votare il prossimo video. E partiamo subito con la nostra top. Al decimo posto abbiamo i panda. Quanto sono carini i panda, così coccolosi, i panda con gli orzoni bianchi e neri. Molto molto belli, ma al contempo molto pericolosi. Come sappiamo tutti, i panda vivono nelle loro foreste di bambù e proprio per questo non bisogna andare nelle foreste di bambù. Di recente i panda sono stati declassificati da animali a rischio di estinzione ad un grado leggermente più sotto, comunque a rischio di estinzione. Questi animali però sono molto aggressivi, infatti basta invadere il loro territorio che vi azzannano e vi sbranano. Al nono posto troviamo gli elefanti. Gli elefanti perché sono carini? Basta vedere Dumbo, il cartone della Disney che io non ho mai guardato per intero, perché mi annoia. Comunque gli elefanti sono molto carini e molto simpatici, soprattutto molto intelligenti. Infatti è vero, o almeno in parte, che gli elefanti non dimenticano mai. Difatti tra il 2010 e il 2015 sono stati 37.000 attacchi da parte degli elefanti, tra cui 54 sono stati mortali. E ricordiamoci che sono molto intelligenti e non dimenticano. Infatti in India ci sono stati degli attacchi da parte di 15 elefanti che si sono vendicati della morte di un loro compagno dopo che un passeggero di un treno l'ha ucciso. Gli attacchi sono andati avanti per giorni e soltanto dopo circa una settimana e mezza, gli umani sono riusciti a respingere gli attacchi degli elefanti che hanno distrutto interi villaggi. All'ottavo posto troviamo le foche. Le foche sono simpaticissime quando giocano con la palla al circo, sono molto molto carine. E io ho avuto l'opportunità di vederle in Irlanda, erano veramente molto molto carine e simpatiche, ma anche loro sono molto territoriali e molto pericolose. Infatti nel 2003 uno scienziato fu catturato, se così possiamo dire, trascinato a fondo nel mare da una foca per ben 61 metri. Ci sono stati altri attacchi che però non sono stati mortali o almeno non sono stati così significativi come questo negli ultimi anni, anche se le foche hanno già fatto diverse vittime nel passato. Al settimo posto troviamo i delfini, gli animali molto intelligenti, quasi alla pari degli esseri umani. Considerate che sono capaci di stare svegli e dormire contemporaneamente, in quanto hanno un cervello più sviluppato del nostro e riescono a mandarne a dormire soltanto una parte, tenendo l'altra sveglia e quindi funzionante. I delfini però sono anch'essi degli animali molto pericolosi. Sfruttando la loro intelligenza sono capaci di difendersi molto molto bene. Infatti sono diversi i casi di attacchi da parte dei delfini, anche se non si sono dimostrati fatali. I delfini infatti, come gli esseri umani, almeno in teoria per quanto riguarda gli esseri umani, non attaccano senza motivo. Infatti i delfini attaccano solo quando si sentono minacciati, come nel 1994 quando in Brasile un uomo fu aggredito ed ucciso da un delfino. Al sesto posto troviamo il polpo dagli anelli blu, un animale, un esemplare veramente particolare, molto molto affascinante, per via appunto dei suoi anelli blu che lo ricoprono nella sua interezza. Non è molto molto grande, ma le sue tossine sono capaci di uccidere ben 26 umani adulti in pochi minuti. I suoi effetti sono vari e vanno dall'accelerazione cardiaca fino alla paralisi completa e poi alla morte. Anche se i casi di morte causate dalle tossine di questo animale sono soltanto 3, bisogna comunque tenerlo alla larga. Al quinto posto troviamo la rana velenosa. Come esemplare non è uno solo, infatti ci sono differenti tipi di rane velenose e queste rane solitamente non hanno una grandissima statura, infatti sono abbastanza piccole ed agili. Molto spesso, se non sempre, hanno dei colori molto vivaci e sono variopinte, infatti attirano ad essere afferrate ed essere toccate. Tranquillamente potremmo toccare la pelle di questo animale, se non fosse che l'animale molto spesso si agita e si difende per poco. Basta molto poco per renderlo offensivo e fargli mettere le sue tossine sulla sua pelle e basta sfiorarlo per morire. Anche in questo caso gli effetti variano, il grado di tossicità varia a seconda dell'esemplare, perché come vi ho detto ne esistono di diversi tipi. Al quarto posto troviamo il pesce palla, l'istruttrice di scuola guida di SpongeBob. Il pesce palla è molto simpatico in quanto si difende gonfiandosi improvvisamente quando si sente minacciato.
ma proprio questo suo gonfiore fa uscire le sue particolari spine o comunque pungiglioni che sono ricoperti da veleno. Infatti la maggior parte della carne di questo pesce è velenosa, ma ciò non toglie che i giapponesi hanno comunque deciso di cucinarlo e servirlo. Bisogna sicuramente fidarsi molto dello chef per ordinare questo piatto, in quanto il taglio di pesce palla non è facile da selezionare. Questo pesce palla può tranquillamente uccidere degli esseri umani in pochi minuti. Al terzo posto troviamo il Low Loris, ossia il loris lento. È uno dei pochi primati che si è evoluto diventando velenoso, e uno dei pochi perché ne esistono soltanto 7 di specie di primati diventati velenosi. Questo Low Loris ha degli occhi veramente bellissimi, è molto molto tenero. Considerate però che le sue tossine sono pericolosissime. Infatti si dice che si sia evoluto imitando il cobra nei suoi movimenti molto lenti e precisi, e anche nel modo di attaccare, in quanto le sue tossine vengono prodotte da delle ghiandole che si trovano nell'interno gomito e quindi poi passate sulle sue unghie molto molto affilate, sui suoi pollici opponibili, particolarità molto importante in questo animale, oppure addirittura nella bocca, e quindi che può mordervi e avvelenarvi contemporaneamente. Al secondo posto troviamo lo scimpanzé. Lo scimpanzé, ragazzi, è fantastico, uno degli animali bellissimi per il suo comportamento nei confronti degli esseri umani. Considerate che ce ne sono alcuni che sono addirittura domesticati e fanno parte ormai di diverse famiglie, oppure anche nel comportamento tra di loro, in quanto sono degli animali veramente molto protettivi e tengono alla propria famiglia. Ma proprio il fatto che siano protettivi porta ad essere molto territoriali. Infatti basta invadere il loro territorio che verrete attaccati da una mandria di scimpanzé che hanno la capacità di spezzarvi le ossa senza alcun problema, grazie alle loro possenti braccia e alla loro possente forza bruta. Anche gli animali che sono ormai addomesticati comunque sono molto aggressivi. Infatti ci sono casi riportati di persone che avevano uno scimpanzé domestico che però sono stati aggrediti e addirittura uccisi dal proprio animale. Al primo posto, ragazzi, troviamo i cani, il miglior amico dell'uomo. I cani infatti sono veramente fantastici, io stesso ne ho uno e sono così adorabili che tengono compagnia a qualunque essere umano in qualunque caso. Sono sempre lì pronti a difenderci, infatti ci sono moltissimi casi di cani che hanno salvato la vita, infatti vengono anche utilizzate dai pompieri o dalle forze dell'ordine per difenderci nei casi di pericolo. Ma proprio i cani sono l'animale più pericoloso che possiamo tenere. Considerate che nel 2015 sono stati riportati solamente negli Stati Uniti ben 4,5 milioni di attacchi da parte dei cani. Per quale motivo? I cani sono molto protettivi e proteggono il proprio padrone. Nel momento in cui il padrone si trova ad essere attaccato o in difficoltà, il cane entra in azione per difendere il proprio padrone. E lo stesso accade nel momento in cui si invade il proprio domicilio oppure la propria cuccia del cane. Il territorio del cane è sacro, non va invaso, soprattutto se il cane è aggressivo. Ebbene ragazzi, come sempre vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare un like, un commento, di condividere. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Noi ci rivediamo come sempre in un prossimo video. Ciao!